Il colpo da biliardo di Albert Gudmundsson e il contropiede perfetto sull'asse. George Puskas, Filip Jagello. Vittoria ritrovata, vittoria importantissima per il grifone nell'anticipo di lusso del venerdì sera che ha aperto la 24esima giornata del campionato cadetto, del campionato di Serie B. Anticipo di lusso, big match di questa 24esima giornata di campionato, la quinta giornata del girone di ritorno. Rivincita per il grifone dopo la sconfitta subita nell'anticipo della quinta giornata del girone d'andata, la Renzo Barbera, il gol decisivo, ovviamente di capitano Matteo Brunori. Una vittoria che proietta il grifone al secondo posto in classifica, rafforza il secondo posto dietro l'ormai quasi irraggiungibile Frosinone di Fabio Grosso. Ancora una volta decisivo l'esterno islandese, l'uomo che decide i big match in gol contro il Frosinone nel match prenatalizio, in gol al San Nicola, gol decisivo per il successo ospite in un campo davvero molto molto complicato davanti a circa 50.000 spettatori lo scorso 26 dicembre in gol questa sera con un vero e proprio colpo da biliardo. Albert Gudmundsson, colui che a suon di prestazioni di gol sta trascinando verso il ritorno immediato il grifone in Serie A, nella massima serie. Quella Serie A che invece sembra essere sfumata del tutto questa sera invece per i rosanero. Una grandissima striscia di risultati, una seconda parte di stagione a grandi livelli, perché comunque bisogna considerare che il Palermo non perdeva dallo scorso 27 novembre, dalla sconfitta interna al Renzo Barbera contro il Venezia di Ivan Jarbovic con il gol partita siglato dal finlandese Poyan Palo, l'errore clamoroso dagli 11 metri di Matteo Brunori, l'errore sul rigore sbagliato sul tap-in per l'attaccante italo-brasiliano e poi una sconfitta che invece risaleva addirittura al 12 novembre, ultima sconfitta esterna al San Vito Marulla contro il Cosenza, gol decisivo firmato da Larry Bay, anche in quell'occasione penalty sbagliato da Matteo Brunori a tempo ormai scaduto. Una prestazione che però c'è sicuramente ancora una volta da dover commentare il grandissimo intervento su Soleri da parte dell'estremo difensore del grifone Martinez al 77esimo e il loco Soleri è entrato nel corso della ripresa negli ultimi minuti, decisivo contro la regina di Pippo Inzaghi domenica scorsa nel big match della quarta giornata del girone di ritorno, una vittoria che ha proiettato il Palermo in piena zona playoff, terza vittoria consecutiva, nono risultato utile consecutivo da una parte, una squadra che arrivava da un pareggio e una sconfitta, quella subita da Tardini contro il Parma, redivivo di Fabio Pecchio, dall'altra invece, come detto, 5 vittorie, 4 pareggi, 9 risultati utili consecutivi per la formazione rosanero, che ha dimostrato il suo valore in un campo non semplice. Atmosfera da brividi questa sera al Luigi Ferraris, pubblico delle grandi occasioni. C'è stato anche un attimo di grande paura, come lo abbiamo avuto una settimana fa al Giuseppe Sinigaglia nel match tra Como e Frosinone per un malore di un supporters rosanero. Circa 1.500 i tifosi rosanero al seguito in terra ligure questa sera. Un Genoa che sblocca il risultato al 26esimo dopo un fallo
nei pressi del centrocampo da parte di Per, l'ex blu cerchiato che viveva un derby personale visto il suo recente passato con la maglia della Sampdoria. Fallo netto di Per su Gudmundsson, che però rimane in piedi, scambia con Aramu al limite dell'area e poi si riesce a incuneare all'interno dell'area piccola e fa partire una conclusione che bacia il palo e batte Pigliaccelli per il gol che fa esplodere letteralmente di gioia e di passione il Luigi Ferraris per il gol che porta in avvantaggio il Grifone al 26esimo. Grande salvataggio da parte di Sala al 17esimo dopo una bella combinazione tra Gudmundsson e Sabelli, cross teso per il possibile tap-in di Massimo Coda anticipato al limite dell'area piccola dallo stesso Sala a Pigliaccelli battuto. Un Palermo invece coraggioso nei primi minuti con due chance per Marconi nell'area piccola, nel primo caso grande salvataggio da parte di Sturaro, Sturaro decisivo a centrocampo per quanto riguarda sia la fase difensiva ma anche quella offensiva con qualche combinazione con Coda. Dopo il gol del vantaggio, il Palermo ha avuto una grande chance con Nedel Sereanu, colpo di testa alto sopra la traversa. Primo tempo che è terminato sull'1-0 con un Palermo comunque che ha chiuso in avanti il corso dei primi 45 minuti. Ripresa che si apre con un'altra combinazione tra Aramu e Gudmundsson. Gudmundsson che trova Coda in posizione di fuorigioco. Bravo l'ex Lecce, Salernitana e Benevento a servire ancora l'esterno islandese che però era in posizione di offside. Gol del 2-0 giustamente annullato dal signor Marinelli. Marinelli che è stato un po' preso di mira dai giocatori rosanero a più riprese per dei contatti possibili in area di rigore, sia nel corso del primo tempo, sia nel corso della ripresa. Ripresa che vede il Genoa comunque fare la partita. Grande chance per Sala sul cross di Valente, presa plastica, parata plastica, senza problemi per Martinez al 58esimo, colpo di testa da parte di Bani centrale e senza problemi per Pigliaccelli. I cambi, Bro e Tutino da una parte, fuori l'ex Ascoli e Saric, l'ex Lecce di Mariano. Mi aspettavo qualcosa in più da Dario Saric e soprattutto anche dall'ex uomo promozione di Venezia e Lecce di Mariano questa sera. Dall'altra parte invece Puskas, Strootman e Dragus, questi ultimi due, Puskas e Dragus, combineranno l'azione che porterà il Grifone a raddoppiare nel finale. Come detto, attimi di paura nel corso dell'inizio della ripresa con un possibile malore per un supporters rosanero, paura che rientra, match che prosegue, Palermo che tenta il tutto per tutto, c'è cioè il miracolo da parte di Martinez sul tocco vincente da parte di Sala per Soleri e poi passano pochi istanti, tiro a giro da parte di Albert Gudmundsson che si stampa letteralmente sulla traversa. Un finale da vivere, una finale al cardiopalma. Arriva un pallone perso sanguinoso da parte di Marconi. Combinazione tra Dragus e Puskas. Pallone sul secondo palo dove arriva puntuale Filip Jagiełło. Dopo i gol contro Modena e Brescia arriva il terzo sigillo stagionale per l'ex esterno delle rondinelle. Un gol pesantissimo, un gol che conclude nel migliore dei modi la serata del Luigi Ferraris, l'anticipo di lusso del venerdì sera che regala 3 punti d'oro al Grifone, 3 punti importantissimi per quanto riguarda l'obiettivo Serie A. Intanto, comunque, prima di concludere il video, un saluto a tutti i tifosi rossonero che mi hanno seguito in queste ultime settimane. Un grosso abbraccio, un grosso in bocca al lupo per il proseguo della stagione e attenzione perché tra 7 giorni, big match imperdibile al Renzo Barbera.
contro la prima della classe, contro il Frosinone di Fabio Grosso. Un match che proietta sicuramente dei bellissimi ricordi, non tanto per i tifosi rosanero, una finale playoff tra mille polemiche a circa 5 anni di distanza. Il Frosinone ritorna al Renzo Barbera per giocare il match contro i rosanero. Attenzione anche comunque alla trasferta al Braglia invece per il Grifone, che ospiterà la formazione di Attilio Tesser in cerca di punti pesantissimi per quanto riguarda la zona playoff. Intanto in quel del Luigi Ferraris decide il colpo da biliardo di Albert Gudmundsson e il contropiede finalizzato sull'asse Dragus e Puskas Jagiello nell'errore incredibile, nella frittata da parte di Marconi per un 2-0 che non emette sentenze in quella del Luigi Ferraris. 3 punti d'oro per il Grifone di Alberto Gilardino. La sua attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.